Inside Out 2. È davvero così bello come dicono tutti? Ne parleremo all'interno di questo video. Ciao a tutti, sono Marta Subi e benvenuti in una nuova recensione. Oggi vi parlerò di Inside Out 2, che ho potuto vedere in anteprima grazie a Disney. Quindi grazie mille a Disney per l'invito. Questo film sta incassando tantissimo, cosa rara ultimamente per il cinema, e il motivo secondo me è estremamente semplice. Ma ne parleremo insieme. Prima di iniziare, se volete supportare il mio canale e trovate i miei contenuti interessanti, potete farlo con un like, un commento oppure ancora abbonandovi al mio canale. Mi aiuta tantissimo. Inoltre potete aiutarmi seguendomi su Instagram e TikTok, così vedete tutto quello che faccio e anche lì vi parlo, soprattutto su TikTok, di tante altre cose sul cinema. Quindi seguitemi perché mi serve tantissimo per le aziende e tutto, seguirmi su Instagram e TikTok, ma potete supportarmi anche utilizzando il mio codice di Pampling. Pampling è un sito di magliette a tema cinema e serie TV, se utilizzate il mio codice, il codice sghiccio, il più amato dai chihuahua, voi otterrete un paio di calze in omaggio e sosterrete il mio canale, quindi grazie mille davvero. Ma iniziamo subito a parlare del film. Inside Out 2 ci porta lì all'interno della pubertà e dell'adolescenza di Riley, la bambina che abbiamo conosciuto durante il primo film. L'adolescenza è un momento molto particolare, complicato, la messa in discussione di sé, le prime paure, l'imbarazzo, l'ansia. E Riley nella vita reale si troverà a dover affrontare qualcosa di molto complicato, ovvero un camp di hockey che sarà fondamentale per il suo futuro, per le superiori. Come andrà a finire lo scoprirete guardando il film, perché qui non si fanno spoiler, ma iniziamo solo a parlare di Inside Out 2. Allora, vi dico, a me Inside Out 1 era piaciuto, ma con moderazione, non riuscivo a trovare tutto, non lo so, questo amore che molti avevano visto come, non lo so, cose illuminanti, cose che a me non sembravano sinceramente così illuminanti. Credo che il primo fosse più un film per i genitori, ovvero quei genitori che volevano, insomma, avere assaporare un po' cosa c'era nella mente di un bambino. In questo caso, secondo me, è un film che parla a più persone, parla dell'adolescenza, un momento che tutti noi abbiamo visto e soprattutto che ci ricordiamo, e secondo me riesce a farlo in modo molto molto fedele. In genere, ultimamente siamo abituati che i sequel, prequel, spin-off, eccetera eccetera, sono cose un po' stiracchiate, c'è la voglia di nostalgia, ma niente di più. Questo film invece, secondo me, aveva tante cose da dire, forse anche troppe. C'era voglia proprio di raccontare tantissime cose, affrontare tanti argomenti, tanti passaggi. E la storia che viene raccontata non è solamente quella del centro di controllo delle emozioni, ma anche quella che sta vivendo Riley. E anche per questo, secondo me, forse è un pochino più emozionante, più coinvolgente. L'adolescenza, secondo me, è un'arma a doppio taglio, cioè certe volte all'interno del cinema a volte si infantilizza l'adolescenza, oppure ancora la si mitizza. C'è sempre una lettura a volte dell'adolescenza che è, oh mio Dio, il momento, l'ultimo momento di ingenuità per poi diventare adulto, oppure ancora il momento più bello della propria vita. Ma l'adolescenza credo che quasi per tutti sia stato un momento terrificante, che faceva terribilmente paura, orribile. E secondo me Pixar riesce a ironizzare molto bene in questo momento estremamente complicato di transizioni, insicurezze e brutto, di incubi. Vengono inserite nuove emozioni come per esempio ansia, noia, imbarazzo, invidia, delle emozioni che sembrano quasi negative, diciamo, ma che continuano un po' il discorso che era stato già iniziato nel primo film, ovvero serve tutto, servono tutte le esperienze, non si può campare semplicemente di esperienze positive, perché noi siamo il risultato di tutto quello che abbiamo vissuto, sia momenti belli sia momenti brutti. Però la cosa secondo me toccante è come viene raccontato tutto ciò, cioè una maniera molto delicata, adorabile, molto 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 divertente davvero, per raccontare l'adolescenza nelle sue negatività e nei suoi momenti più imbarazzanti. Ho trovato anche particolare attenzione all'interno di questo capitolo per dei momenti psicologici, concetti psicologici e psicanalitici che secondo me sono stati messi in scena all'interno di questo film, e anche bene secondo me. Per esempio, una delle caratteristiche di ansia è proprio quella di rappresentare diversi scenari, ovviamente scenari negativi, che si traducono in una sorta di incubi per Riley. Un dettaglio secondo me estremamente interessante, perché non so se lo sapete, però molti psicologi ipotizzano che il momento in cui i bambini molto piccoli iniziano a fare gli incubi, a sognare, sia proprio il momento in cui si cresce, si matura, ed è fondamentale questi eventi negativi vissuti durante la notte, e quindi affrontare delle cose che non sono delle vere minacce in un posto sicuro come per esempio il sogno e cose così, per, diciamo, apprendere esperienze in totale sicurezza, per poi poter permettere all'individuo di maturare, quindi di crescere. Ipotizzano quindi che il momento in cui il bambino inizia ad avere incubi sia proprio il momento in cui inizia a crescere, a maturare. C'è una teoria molto simile anche per quanto riguarda i vivid dream, sogni vividi, non so come si traduce in italiano, per i cagnolini. Avete mai visto i cagnolini quando dormono e magari fanno
piangono, roba così. Loro in quel momento stanno facendo un sogno che è estremamente realistico, secondo insomma gli psicologi canini, che diventa fondamentale proprio per elaborare le esperienze e maturare anche qui, apprendere in un contesto sicuro. Esperienze talmente realistiche, esattamente come noi vediamo per Riley, che sembrano scenari effettivi, così realistiche infatti per esempio per i cagnoli gli dicono di dover stare attenti per quando li svegliate, altrimenti si mettono paura, perché quello che stanno sognando lo credono reale. Ovviamente tutti questi scenari e queste paure avvengono anche durante l'adolescenza, in un momento dove sei continuamente costretto a dover vivere scenari nuovi, cose nuove, e ovviamente le novità fanno sempre paura. Il sogno quindi diventa un luogo anche dove puoi esplorare il fallimento in un contesto sicuro senza nessuna ripercussione vera e propria. E questo l'ho trovato una cosa molto interessante, perché in genere i cartoni animati, anche i film per esempio, quando parlano del sogno lo riescono a tradurre solamente con qualcosa di positivo, ovvero poter ottenere quello che la realtà non ti dà, poter vivere quello che purtroppo non puoi vivere nella realtà. Ma il sogno è tutto e niente ed è uno strumento fondamentale per la maturazione e anche per esplorare la propria sensibilità anche attraverso le cose negative. E questo secondo me è proprio l'anima dei film Pixar, dove molto spesso in una maniera estremamente dolce vanno a indagare il buio, come per esempio tutto il concetto che c'è in Monsters & Co, il concetto della porta. Quello che piace anche di questo film, secondo me, è anche la voglia di non voler per forza rappresentare i personaggi perfetti, soprattutto Riley. Molti altri film avrebbero rappresentato questa storia con Riley che diventa una bravissima persona, una persona impeccabile, il mondo è cattivo, ma lei rimane buona nonostante tutto. Ma è difficile confrontarsi o identificarsi con un personaggio così. È molto più facile identificarsi con il personaggio con come hanno rappresentato Riley, una ragazza che è in crescita, non sa chi è e va un po' a tentoni, tenta di rifiutare tutto, poi tenta di riprendere qualcosa di sé, poi tenta di essere qualcosa che in realtà non è, per capire che in realtà non le appartiene. Con l'adolescenza c'è il rifiuto dell'infanzia e a volte anche semplicemente le buone qualità possono sembrare un retaggio dell'infanzia, quindi qualcosa da sfigato, qualcosa di stupido. La ricerca di un nuovo sé, che quindi devi ricostruire da zero, secondo me viene molto ben rappresentata nel film proprio con quello che succederà con l'emozione dell'ansia. Ansia prenderà controllo totale delle emozioni di Riley in un momento estremamente complicato e spaventoso, a volte diventando ciò che non è, a volte esplorando l'oscurità, le cose sbagliate, l'egoismo, la cattiveria. Sente che non riesce a controllare queste nuove situazioni perché sono più grandi di lei, non sono più situazioni da bambine, quindi tenta di provare facendo cose che non avrebbe mai fatto, cose magari sbagliate, oppure per ferire gli altri, per evitare di essere ferita. Il non relegare a personaggio negativo, cattivo della situazione, le emozioni negative, secondo me è una cosa realistica e secondo me riesce a rappresentare molto bene durante il film proprio il passaggio, il viaggio dell'adolescenza, ma tramite gli occhi di un adolescente, come se li ricorda, come tutti ce li ricordiamo, e non come con gli occhi che l'adulto vuole ricordare l'adolescenza. Fortunatamente non avviene una cosa che a me sinceramente non apprezzo particolarmente quando lo vedo, perché lo trovo un po' falso, ovvero non accade quella sdolcinatezza della mitizzazione dell'infanzia. Il film, con le dovute ovviamente attenzioni, visto che è indirizzato a tutta la famiglia, tenta anche di accarezzare temi secondo me molto importanti e molto delicati. L'autolesionismo per esempio può essere un po' avvicinato a quello che succede ansia con tutti questi pensieri negativi, una sorta di autolesionismo emotivo quindi, ma anche una versione molto edulcorata di quello che sembrano delle sensazioni quasi depressive. Ho apprezzato anche l'intento addirittura di rappresentare un attacco d'ansia, attacco di panico, una cosa importantissima perché aiuta a normalizzarlo, a non renderlo un tabù e soprattutto aiuta anche a riconoscerlo. Non me l'aspettavo all'interno di un film per famiglie, ma è fondamentale, è importantissimo. La crescita di Riley così viene rappresentata in una maniera molto realistica secondo me, in cui tutti noi ci possiamo rivedere, dall'imbarazzo, l'invidia, i momenti d'ansia, la voglia di arrivare, ma anche la voglia di sopravvalutarsi un po' o la voglia di essere egoisti. Un'altra parte secondo me molto interessante di questo secondo capitolo è proprio l'importanza del non sopprimere i ricordi. È molto semplice o a volte quasi necessario, è un meccanismo di coping quello di nascondere dei ricordi a se stesso, succede a volte per i traumi grandi o piccoli che molte persone finiscono quasi per dimenticare che certe cose siano mai esistite proprio per tutelare la propria sensibilità, ma ovviamente è un meccanismo che se in certe situazioni è inevitabile
rimane un meccanismo negativo che fa del male all'individuo. Non si possono cancellare parti di sé, brutti ricordi, brutte situazioni. L'umorismo del film per me è molto divertente. Non sempre rido sinceramente alle cose, però in questa situazione l'ho trovato davvero molto molto divertente. Mi ha fatto tanto ridere il momento delle emozioni soppresse dentro questo cavò, dove noi troviamo, non vi faccio troppi spoiler, un'emozione infantile che è Bluey, ovvero un cagnolino che è un mix tra Bluey o un cane di un cartone animato che è tipo il cartone animato più di successo di Disney Plus, e una sorta di Dora l'esploratrice. Fa molto ridere l'infantilizzazione, ma anche le tecniche che si uniscono in quel momento, la tecnica di disegno 2D di questo Bluey, e secondo me anche un po', non lo so, una sorta di parodia dell'infantilizzazione forzata verso i bambini, dove certe volte anziché qualcosa di accessibile si fa qualcosa di un po' sciocchino, e secondo me riesce a fare una grande ironia molto tagliente su tutto ciò. E tra l'altro vi do questa notizia così: Bluey, ovvero la serie per bambini più di successo su Disney Plus, che proprio miete views più di qualsiasi altro prodotto, è tipo famosissima anche per un'altra cosa, ovvero è la serie più amata dai cagnolini. E io per curiosità l'ho provata, vi dico sì, ho messo l'iPad e c'era Carrie che era tipo ipnotizzata da questo cartone animato, è stata lì per tipo 10 minuti, proprio come i bambini e genitori, capito, lavativi che li piazzano davanti all'iPad, identico. L'altro personaggio è una sorta di prima cotta di Riley, che è questo personaggio che secondo me Pixar vuole un po', Pixar, Disney, vuole però ironizzare e citare Kingdom Hearts, che è sempre una produzione Disney, ma videogioco. Lui è un videogioco e quindi noi abbiamo la tecnica grafica dei pixel, e lui fa molto ridere perché è questa sorta di, non lo so, principe azzurro un po' goffo, un po' che non ce la fa, e si muove all'interno di questo ambiente esattamente con i limiti del videogioco, che quindi non riesce a superare le cose. È un momento estremamente divertente secondo me. Ho trovato interessante anche un'altra cosa, ovvero secondo me all'interno del film si vede anche un po' una sorta di infatuazione anche per un personaggio femminile da parte di Riley, ovvero il personaggio di Val, che è la capitana della squadra di hockey. Secondo me lì c'è una sorta di ammirazione che si confonde molto anche con l'infatuazione crush. Siamo molto abituati a vedere le prime cotte di un ragazzino o di un personaggio maschile adolescente all'interno del cinema, un po' meno le prime cotte di un personaggio femminile, e se vengono inserite a prescindere sia Val o quello del videogioco eccetera, molto spesso la formazione dell'adolescenza femminile inizia con la cotta verso un ragazzino e finisce con o l'innamoramento oppure capire che era una brutta persona. Qui non c'è niente di tutto ciò. La formazione del personaggio di Riley non avviene nemmeno troppo in base all'amicizia, avviene proprio in base a se stessa, a capire chi è davvero e tentare tramite errori di vedere chi è davvero. Il film rappresenta anche quanto diventano complicati i rapporti durante l'adolescenza con la madre, con le amiche, con le nuove amiche. Nel film ci sono tantissimi personaggi femminili, praticamente tutti, abbiamo la coach, Riley, tutta la squadra femminile, le amiche, la madre, le emozioni, che tante di esse sono femminili e molto inclusive. Le amiche principali di Riley sono una ragazza nera e una ragazza dai tratti a me sembrano asiatici, e la ragazza invece capitana della squadra di hockey sembra essere dai tratti ispanici. E all'interno della squadra di hockey c'è per esempio una ragazza con il velo. Fortunatamente di tutte queste cose non se ne sono accorti molti, altrimenti già avrebbero boicottato il film, quindi fortunatamente non l'hanno capito. Però sono dettagli molto interessanti che secondo me potrebbero anche parlare del perché il film ha avuto così tanto successo. Per esempio negli Stati Uniti, che loro guardano anche il pubblico in base all'età, al genere o all'origine etnica, gli Stati Uniti sono un po' così, sono fissati su questa cosa, per esempio hanno avuto la maggior parte del pubblico che andava a vedere Inside Out che erano donne ispaniche. Il film a livello estetico secondo me è un'esperienza bellissima, e il cinema può fare la differenza. Tutti questi colori, questa brillantezza danno proprio l'idea di un gioiello, avete presente le pietre preziose, proprio questa atmosfera qui. Parliamo anche del doppiaggio italiano. Io avevo alcuni dubbi e vi dirò un po' come mi è sembrato. Il doppiaggio a me è piaciuto molto, il doppiaggio di Riley secondo me è perfetta. Avevo un po' di dubbio per quanto riguarda i talent, però le parti in cui doppiano i personaggi sono pupine, e Deva Cassel era un po' quella che dicevo, boh, non è un'attrice, roba così, era un po' dubbiosa. In realtà secondo me è stata un'ottima scelta, almeno è questa la cosa giusta da fare. Sarà una doppiatrice perfetta?
non vi so dire, in questo caso secondo me ci sta, era un personaggio adatto a lei. Il suo personaggio ha poche battute e la parte principale è quella di avere un accento francese e lei è italo-francese, quindi insomma gli è venuto benissimo perché è esattamente il madrelingua. Poi ovviamente sono talent, quindi magari ci sono tutte le varie polemiche per quanto riguarda i film d'animazione e a volte anche questa ricerca un po' forzata di mettere i talent. Quanto effettivamente portano pubblico, quanto magari sono ininfluenti, quanto portano una qualità maggiore del film, non vi so dire, non sono un'esperta di doppiaggio, quindi magari possiamo fare una riflessione, possiamo fare anche delle analisi su altri titoli e unire insieme questi risultati. Però vi dico, il risultato generale per me ci sta. È carino, non risente, non rimane quel momento in cui dici ah. Riassumendo, a me Inside Out 2 è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto che non sia semplicemente un'ode all'infanzia, tipo all'innocenza, roba così, ma sia un po' un viaggio dell'adolescenza tra territori inesplorati, tentativi di capire chi si è davvero, anche sbagliando, anche esplorando i propri lati negativi. Una voglia proprio di affrontare la crescita senza insomma sminuirla oppure accollare le cose negative a personaggi esterni o villain. La crescita di Riley non dipende dal ragazzetto, dall'amica cattiva, ma dipende semplicemente da se stessa e come tenta di conoscersi. E questa secondo me è bellissima, soprattutto per quanto riguarda un personaggio femminile che molto spesso non hanno spazio e non hanno nemmeno tutto questo sviluppo all'interno dei film. A me quindi Inside Out 2 è piaciuto decisamente più del primo, però voi fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie mille ancora, se siete rimasti fin qui lasciatemi qui sotto un emoji del colore della vostra emozione preferita. La mia preferita in assoluto è disgusto. Io sono schizzinosa come disgusto, assolutamente sì. Tutti i commenti aiutano il mio canale, quindi grazie mille per il sostegno e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!